Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare la recensione di un libro sui tarocchi di recentissima pubblicazione, perché è un libro del 2019. Si intitola Psicotarocchi, i segreti del subconscio rivelati con i tarocchi di Marsiglia. È stato scritto da Domenico Lisi e la casa editrice Uno Editori. Io ne sono venuta a conoscenza proprio grazie alla casa editrice che mi ha contattata chiedendomi se potevo essere interessata alla lettura del libro e appena ho visto l'argomento e qual era l'approccio dell'autore all'interpretazione dei tarocchi, sono stata da subito affascinata e intrigata da questo libro, quindi ho accettato molto volentieri. Prima di addentrarmi nella recensione del libro, vi dico due parole sull'autore. Lui è laureato in filosofia, ha fatto degli studi approfonditi sull'esoterismo, sulle energie positive, sul Reiki, sull'ipnosi, sulle costellazioni familiari, quindi è una persona che ha approfondito tantissimo queste discipline e tiene inoltre dei corsi e degli workshop di psicotarocchi, oltre ovviamente ad effettuare dei consulti. Vi dico questo perché il libro all'inizio era nato come una dispensa che lui metteva a disposizione solo ed esclusivamente ai suoi corsisti. Poi diciamo che recentemente ha deciso di farne un libro e di pubblicarlo in modo da renderlo utile e accessibile anche a coloro che non partecipano ai suoi corsi. Questo è un elemento secondo me molto importante da sottolineare, perché il fatto che nasca come dispensa per i corsisti e non come libro divulgativo vi aiuta fin da subito a capire quanto questo libro sia pratico e quindi quanto sia utile per coloro che vogliono davvero imparare a leggere i tarocchi utilizzando la tarologia e non la cartomanzia. Quindi, anziché chiedere alle carte in modo passivo, voglio sapere se mi accadrà quella determinata cosa, il metodo tarologico chiede alle carte, voglio sapere perché non mi accade quella determinata cosa, voglio sapere come fare per far accadere quella determinata cosa, oppure voglio sapere perché ho sempre fallito in quel determinato ambito, voglio sapere come avere successo in quel determinato ambito. Quindi vi mette in una posizione attiva. Questa è una cosa importante da tenere a mente, perché proprio all'inizio del libro l'autore vi spiega qual è la differenza fra destino e futuro e qual è l'importanza delle vostre scelte, perché comunque ricordatevi che il futuro lo potete scegliere attraverso i vostri comportamenti. Quindi svolgendo determinate azioni piuttosto che altre, voi potete indirizzare il vostro futuro verso la strada che più desiderate e l'autore questo lo spiega molto bene. E dopo questa prima parte veramente importante, perché secondo me è fondamentale capire bene la differenza fra destino e futuro e qual è l'importanza delle vostre scelte. Quindi davvero vi consiglio di studiarla bene quella parte lì. Poi si passa ad una parte altrettanto interessante che ci spiega un po' come mai sono stati disegnati i tarocchi. Che cosa significano i determinati simboli presenti all'interno delle carte. Poi viene fatta un'analisi molto chiara, molto approfondita e anche molto dettagliata dei 22 arcani maggiori. Quindi per ogni arcano viene associato il tipo di personalità alla quale noi ci possiamo trovare di fronte quando esce quella determinata carta. Spiega molto bene che cosa rappresenta quel determinato arcano e come interpretarlo all'interno di una lettura. Quindi è una parte centrale del libro fatta veramente bene e soprattutto con un linguaggio chiaro che è accessibile, a mio avviso, anche a chi non è esperto. Quindi anche per i principianti, secondo me, va benissimo. Inoltre, poi, verso la fine del libro, ovviamente fa degli esempi pratici, spiegando naturalmente le diverse metodologie di lettura che voi potete utilizzare, ed è veramente interessante la parte anche degli esempi pratici, perché vi fa proprio entrare bene nel consulto di tarologia, che vi ricordo è diverso da quello di cartomanzia. Quindi
Quindi è un libro che devo dire mi ha colpito perché è un libretto abbastanza piccolo, sono poche pagine, non è un librone da 500 pagine, ma nonostante sia breve, l'autore è riuscito a sintetizzare in modo veramente efficace, a mettere le cose più importanti che voi dovete conoscere, dovete tenere a mente quando vi avvicinate all'interpretazione dei tarocchi utilizzando la tarologia. Quindi davvero in poche pagine ha spiegato, secondo me, tutte le cose che sono fondamentali in un consulto tarologico. Quindi questo è un libro che io vi consiglio caldamente, soprattutto se voi volete capire un pochino di più di tarologia, che vi ricordo è il mio approccio, è il mio metodo, perché tutti i video che ci sono sul mio canale YouTube hanno un indirizzo tarologico e non cartomantico. Io conosco anche la cartomanzia, l'ho anche utilizzata un pochino in passato, però non è il mio metodo perché secondo me la cartomanzia è troppo passiva e non serve a nulla perché non vi aiuta, non è una guida, è semplicemente un verdetto, quindi secondo me lascia il tempo che trova. Invece la tarologia, che è quella che trovate in questo libro, è una guida, quindi i tarocchi diventano una guida utile che vi può aiutare a riflettere su determinate situazioni, che vi può aiutare a tirare fuori delle risorse che voi magari avete già dentro, ma che in quel momento non riuscite a vedere. E quindi secondo me diventa una cosa molto arricchente, molto affascinante e che vi aiuta nel vostro cammino di crescita personale. Quindi questo è il motivo per cui utilizzo la tarologia. E quindi se volete leggere un libro che davvero possa avvicinarsi tantissimo al metodo che utilizzo io, ve lo consiglio. Inoltre è uno di quei libri da tenere, diciamo, sul comodino perché può essere anche consultato per delle cose anche un po' più veloci. A me è capitato di fare una prova, ovviamente quando ho finito di leggere il libro ho preso i tarocchi, ho fatto una prova seguendo le stesure che erano presenti nel libro. Ho avuto bisogno di fare un consulto veloce e mi sono trovata bene anche a questo scopo, quindi anche per andare a vedere una cosa che in quel momento mi era sfuggita, quindi è molto interessante anche da questo punto di vista. Io, come al solito, in info box vi lascio il link per acquistare il libro. Vi lascio il link con il sito dell'autore, perché l'autore ha un sito molto interessante in cui potete andare a sbirciare un po' per conoscerlo meglio e per capire quali sono i suoi corsi, i suoi workshop, quindi può essere una cosa che magari a qualcuno interessa. Io, come al solito, vi invito a commentare il video qualora abbiate delle domande o delle riflessioni. Fatemi sapere se lo avete letto, fatemi sapere se vi può interessare, se vi ha incuriosito. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.